In questo ultimo squarcio di 2014 torna a Campobello di Mazara con la sua 36esima edizione, la 12 ore notturna, una manifestazione che è storica qui a Campobello di Mazara, torna dopo 9 anni se non sbaglio. Sì, torna dopo 9 anni per uno stop tecnico, in quanto l'associazione che prima si occupava di organizzare questa manifestazione ha dovuto cessare anche per ovvi motivi economici, perché è una manifestazione che oltre a richiedere un impegno di forze umane per riuscire a coprire tutto l'evento è anche una notevole spesa economica da sostenere. E c'è stato questo stop di 9 anni, poi io, Peppe Accardi, Pino Manzo e qualche altro, Nino Margiotta, Stefano Margiotta, Nino Mangiaracina, chiedo scusa se ne dimentico qualcuno per l'emozione, però ci siamo tutti riuniti, ci siamo armati di buona volontà e abbiamo tentato di rifar rivivere a Campobello questa manifestazione. Questa è una manifestazione storica che praticamente all'epoca è stata ideata dal dottore Buffa, una grande persona che per Campobello è stato molto significativo. Lui si è speso tantissimo per la nostra Campobello e ha dato tanto, tra cui ha lasciato questo ricordo che è la 12 ore notturna, definita la signora della notte, una gara di automobili storiche e moderne di regolarità. E ha un fascino molto particolare, i campobellesi la vivono tutta in maniera molto viva e che dire, è qualcosa che fa piacere a Campobello che ritorni, che si continua a vivere qualcosa di positivo, visto le spiacevoli situazioni che sono successe in questi ultimi periodi. La partecipazione questa sera già si vede che è molta, sarà molta anche nelle prossime ore. Quante macchine stanno partecipando, soprattutto che tipo di macchine stanno partecipando? Siamo diciamo alla 36esima edizione, sono 53 partenti, partecipanti 56, verificati 53, direttore, giusto? Questa manifestazione diciamo, accoglie diverse categorie di macchine dall'80-70, insomma tutte le auto storiche, e in questa fase abbiamo incluso anche le moderne per cercare di invogliare ancora i giovani, perché come lei vede la gente già è invogliata a questa manifestazione che è sentita veramente. In cosa consiste nello specifico la 12 ore? Questa gara in cosa consiste? La 12 ore è una gara molto molto tecnica, è una gara di regolarità. Per regolarità si intende, non è una gara di velocità, ma di regolarità in quanto bisogna rispettare dei tempi tecnici in dei settori che sono degli spazi di percorso che si devono percorrere in secondi netti. Le penalità vengono calcolate al centesimo di secondo, sia che si siano in posticipo o siano in anticipo. Ogni centesimo di secondo in più e meno costituisce un punto di penalità che alla lunga, dopo le 12 ore, che è massacrante questo punto, ne trae fuori la classifica, considerato anche che andrà moltiplicato per un coefficiente in base naturalmente all'anno di costruzione dell'autovettura. Essendo un'auto storica ha importanza, una macchina che ha diversi anni naturalmente dal punto di vista tecnologico è meno favorita dal punto di vista tecnico e quindi si incrementa il coefficiente per dare una possibilità in più. Una manifestazione che si spera si ripeterà anche l'anno prossimo. Noi da Campobellesi questa sera viviamo un momento molto particolare, l'ha anticipato poco fa Greco, l'ha anticipato Peppaccardo, io tengo a sottolinearlo perché credo che Campobello, dopo tante vicissitudini, sta vivendo in 2 settimane o solo in 7 giorni due momenti molto 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 particolari, di cui uno dal punto di vista politico, di cui noi tutta Campobello naturalmente ne aveva bisogno dopo 3 anni e mezzo di commissariamento. Lasciamo la politica, ma quello che ci unisce questa sera, e invece ci si parlava molto spesso nella commissione elezione, è la 12 ore notturna. Non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è Trencio, c'è Campobello, ci sono i campobellesi, c'è lo sport che come al solito vince sempre su tutto. Abbiamo detto che questa è una manifestazione storica qui a Campobello di Mazara, che era tanto che non aveva di nuovo luogo, finalmente quest'anno è tornata. Ritorna con un fervore impressionante. Se guardate un po' la piazza si va riempendo, manca più di un'ora alla partenza. È cosa di storico, è nata nel 62, l'ideatore, ha detto poco fa uno degli organizzatori Greco, è stato dottor Buffa, di cui ci pregiamo stasera di avere qua il figlio Giacomo, che segue sempre un po' in disparte ma sempre presente nelle occasioni, e questo ci gratifica a tutti, sia il nostro ruolo, chi ha il nostro ruolo con gli organizzatori campobellesi, essere al nostro fianco è come se ancora fosse presente la grande mano di papà Nino Buffa, la rappresenta Giacomo per Campobello.
Immagino che questa sera sia una serata molto emozionante, perché ritorna anche un pochettino quel ricordo di quando questa manifestazione la partecipava assieme a suo padre, no? Consideri che oggi festeggiamo non solo la 36esima edizione della 12 ore, ma il 52esimo compleanno della 12 ore notturna, gara che era stata ideata da mio padre nel lontano 1962. E oggi è una giornata per me particolarmente emozionante, perché a dare il via alla prima macchina sarà mio figlio, che porta il nome di mio padre, Nino Buffa. Quindi il ciclo torna sempre. Lascio il testimone ai giovani, e quindi un altro Nino Buffa darà lustro a questa gara, con la speranza che dal prossimo anno possa partecipare compatibilmente con gli impegni di studio anche lui come concorrente alla gara creata dal nonno, anche se all'età di 7 anni, quando questo si poteva fare, noi abbiamo fatto una 12 ore notturna e lui è stato il mio navigatore per tutta la notte, quando aveva solo 7 anni, tanto che nelle foto che ci ritraggono durante la manifestazione lui era talmente piccolo che, pur avendo messo più cuscine per farlo vedere fuori dalla macchina, nelle foto si vede solo la sagoma dei capelli. Bergamo per partecipare alla 12 ore notturna qui a Campobello di Mazara, una manifestazione, quella di questa sera, molto sentita, vediamo tanta gente attorno. Sì, speriamo che la manifestazione sia a livello di quello che abbiamo voluto organizzare, perché noi veniamo da Bergamo, sì, oltre che per partecipare, anche per dare una mano a Pino Manzo e a tutta l'organizzazione locale dei regolaristi campobellesi per organizzare questa manifestazione, in quanto questa è una manifestazione a calendario ASI. Noi siamo un club ASI e ci siamo presi l'onere e il piacere di poter organizzare questa manifestazione che non si faceva da 9 anni. È una cosa molto importante per noi questo tipo di intervento, questo tipo di gara, perché riporta in auge una manifestazione importantissima, una manifestazione importante e grande che c'è stata a Campobello negli anni 60. Siamo sempre portati a rievocare manifestazioni di questo tipo. Il club è sempre stato pronto a rinverdire i fasti di tutte queste manifestazioni. Qui siamo nella patria della regolarità, dove meglio di qui per poter fare qualche cosa di questo tipo. Benvenuti a tutti, sono felice di essere qui questa sera a presenziare alla partenza della 12 ore notturna, che simbolicamente significa la ripartenza anche della nostra città di Campobello di Mazara. Questo è un augurio che fa ben sperare, perché abbiamo bisogno di rimettere in moto gli ingranaggi per far ripartire la macchina amministrativa e rendere orgogliosa la nostra città in tutto il mondo, perché Campobello se la merita. Grazie concittadini, grazie.
primavera. Accanto a me Francesco Messina dell'equipaggio Passanante Messina. Abbiamo appena assistito all'arrivo di questa dodicesima notturna 2014, una gara sicuramente avvincente. Una gara bellissima, è una gara che una volta era una festa, tant'è che si chiamava, veniva denominata la corsa. La corsa perché era proprio una gara che si viveva, come l'abbiamo visto anche ora, tutta la gente tutta presente nelle strade, era proprio una vera e propria festa. Poi è diventata una cosa tradizionale nostra qua di Campobello, però purtroppo per diversi motivi ci sono state dei vuoti. Ora quest'anno si è ripresa nuovamente ad organizzarla, hanno fatto veramente sforzi enormi per portarla nuovamente in vita. E niente, una gara bellissima, una gara che dà tante soddisfazioni sulla strada. Lei più o meno come pensa di essersi piazzato? Ancora la classifica non è arrivata. No, ma io già gliela do al quarto. Quarto, sì. Purtroppo, è stata comunque molto lottata. Ho lottato io nei primi due giri, ho lottato con il primo posto, con Margiotta. Poi ci siamo allontanati un pochettino e diciamo la lotta veramente è stata tra Margiotta e Mocere, che ha vinto poi Margiotta, secondo Mocere, e noi abbiamo lottato con il terzo posto, che è di Pietra. E niente, fino all'ultimo abbiamo lottato proprio, come si dice, sul filo di là. Esatto, esatto. Nino Margiotta e Valentina Lachiana sono i vincitori assoluti di questa 12 ore notturna del 2014 a Campobello di Mazara. Una gara intensa, 12 ore di fila, è stato anche molto emozionante, presumo adesso prendere anche il premio. Emozionante soprattutto perché la lotta è stata sul filo di lana fino all'ultimo rilevamento, per due soli centesimi su 224 durante tutta la notte, alla fine l'abbiamo spuntata, l'emozione è enorme, come d'altronde vincere la 12 ore notturna per noi campobellesi è il massimo per la regolarità. Quindi marito e moglie insieme a gareggiare, è la prima volta oppure per voi ormai è un'abitudine? No, qualche altra garetta l'avevamo fatta, ma non a livello della 12 ore, che per noi era un mito, era una cosa da raggiungere, un obiettivo più grande forse di quello che ci aspettavamo, è stato il risultato. Quindi è stato bello lavorare insieme? Sì, sì, moltissimo. E poi il risultato ottenuto è stata una soddisfazione unica. Che macchina, qual è l'auto che guidavate? Auto Bianchia 112 Abarth 70 cavalli. L'anno prossimo, se si ripeterà l'evento, voi parteciperete di nuovo? Siamo già iscritti. Allora in bocca al lupo. Crepi. Di Maria Giuseppe e Nicola Messina, primi classificati per la categoria auto moderne. Una manifestazione che torna qui a Campobello dopo tanti anni, avere questa vittoria, immagino che l'emozione sia enorme. Finalmente sì, perché io sono, nonostante la giovane età, diciamo un veterano. Comincio nel 95, quindi avevo ripreso dopo che praticamente si era rifermata. Finalmente, dopo 9 anni, sono riusciti a riproporla e quindi sono molto felice, a parte che quello che si crea, il movimento che si crea, le persone, tutto quello che riusciamo a fare è quello che interessa principalmente a noi, quello che sicuramente fa più piacere. Sono soddisfattissimo perché diciamo che non ce l'aspettavamo sicuramente, perché con Nicola è la prima volta che corriamo insieme, quindi lui diciamo che è un neofita della regolarità perché entra da breve. Io mi considero un veterano anche se non ho mai, come dire, partecipato proprio pienamente. E niente, tutto. 12 ore di gara sono veramente tante, poi fatte di notte presumo la stanchezza anche adesso sia tanta. Abbastanza pesante, però tutto sommato è andata bene, quindi la stanchezza passa in secondo piano.
adesso ci facciamo questa prima azione e poi tutta a casa a riposarci. L'anno prossimo riprenderete? Speriamo, certo. Credo proprio di sì. Anno si riproponga, perché voglio dire, se l'abbiamo ripresa dopo 9 anni è giusto che adesso lunga vita alla 12 ore notturna. Giovanni Moceri, primo classificato per la categoria auto d'epoca, sicuramente una grande emozione e una grande soddisfazione dopo 12 ore di gara. Sì, avere scritto per la quarta volta consecutiva il mio nome nell'Albo d'Oro della 12 ore notturna è una grande soddisfazione. Quest'anno la manifestazione era articolata, era scritta a calendario ASI e quindi la classifica assoluta prevede il vincitore, il moltiplica delle penalità per l'anno di costruzione della macchina. Poi c'è una classifica relativa alle penalità effettuate, dove è stato Margiotto che ha fatto 2 centesimi meno di me, quindi è stata una bella festa, una bella battaglia, ma soprattutto la bella notizia che comunque la 12 ore c'è, è viva, è rinata e quindi coincide anche con un momento storico particolare di Campobello, dopo aver eletto un sindaco, fra l'altro un grande sindaco, penso che sarà un grande sindaco per questa città, e quindi tutto coincide come per ben augurare una rinascita di questo paese. Accanto a me il neoeletto sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. Questa è la prima manifestazione a cui partecipa da sindaco di Campobello, una manifestazione storica che torna a Campobello, un nuovo inizio quindi. Sì, è un'occasione importante che mi dà la gioia e l'onore di poter presenziare, perché questo sta anche a significare la ripartenza della 12 ore notturna a Campobello con la ripartenza della nostra città dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista sociale. C'è stata una presenza massiccia di persone, la città si è risvegliata, è scesa in piazza, ha partecipato con passione e con amore. Questa 12 ore notturna va ristituzionalizzata e quindi dobbiamo fare in modo che l'amministrazione sia a braccetto con i nostri partecipanti alla gara, sia campobellese che non, perché Campobello è stata gli onori e la gloria per questa gara e deve ritornare adesso ancora una volta. Quindi ci si augura che l'anno prossimo si ripeta l'evento? Assolutamente sì, e fra l'altro una cosa che io ho inserito nel mio programma elettorale, per cui intendo mantenerla sin da subito, la 12 ore notturna va istituzionalizzata, lo ripeto. Accanto a me Nicola Giorgi, presidente dell'associazione New Generation di Campobello di Mazara, che ha partecipato alla organizzazione e ha collaborato appunto con gli organizzatori della 12 ore notturna 2014. Sono stati molte pure gli eventi collaterali quindi alla manifestazione organizzata dall'associazione. Di cosa si tratta? Sì, come associazione giovanile appunto denominata New Generation abbiamo dato il nostro modesto contributo alla realizzazione di questa manifestazione Fiore all'Occhiello di Campobello. Abbiamo iniziato ieri mattina qui alle Cave di Cusa a Baglio Florio con la degustazione di prodotti tipici locali, mi riferisco ai cannoli, alle sfingi, alle torte appunto che caratterizzano il nostro territorio. Abbiamo continuato il pomeriggio in piazza Garibaldi con la sagra dell'olivo e dell'olio novello, degustazione pane nero, formaggi tipici locali e con l'esibizione del gruppo folcloristico Shuridakanto, e finiamo questa mattina con un aperitivo per tutti i vincitori. Bene, un'associazione molto attiva questa sul territorio campobollese, quali possono essere magari più avanti anche i prossimi eventi? Noi siamo l'unica, se non l'unica, associazione appunto giovanile attiva nel territorio. È già da 2 anni e mezzo che operiamo nell'ambito artistico, sportivo e culturale. Vedete, io sono stato eletto consigliere nelle recenti elezioni appunto qui amministrativa a Campobello e sarò un consigliere di opposizione, ma quando c'è da fare qualcosa per il paese, per il nostro territorio, per la nostra comunità, non esistono bandiere né colori, non esistono schieramenti. Noi diamo la nostra disponibilità. Oggi abbiamo un'amministrazione. Noi ci auspichiamo che questa amministrazione rende appunto protagonisti anche la nostra associazione, perché a Campobello ha bisogno di arte, di cultura e di sport, e per questo noi ci saremo. Però la politica è una cosa a parte, alla fine la cultura e gli eventi devono essere apolitici, giusto? Assolutamente, assolutamente, come ho detto poco fa non ci sono schieramenti, non ci sono bandiere, non ci sono appunto partiti. Che dire, noi l'impegno ce lo mettiamo tutto, ci auspichiamo appunto che l'amministrazione, la neo amministrazione ci tenga in considerazione, perché abbiamo tante idee, tante belle proposte per questo paese. Si conclude così la 12 ore notturna di Campobello di Mazara in questo 2014, una gara vincente fino all'ultimo minuto, non si sapeva chi stava vincendo, no? Diciamo proprio al cardiopalma.
Nell'ultima prova si è deciso il vincitore, proprio qualcosa di molto molto strano e particolare. Girare una notte con una media così bassa è quasi impossibile. Complimento a tutta l'organizzazione, all'associazione cronometristi, che con i suoi ragazzi e con le sue strumentazioni ha consentito il risultato reale, perché se fosse stato danneggiato da qualche cosa, allora non sarebbe stato un vincitore dell'amministrazione diretto sul campo, ma attraverso medie. Ce l'hanno fatta molto bene, noi siamo orgogliosi di questa associazione e complimenti a tutta l'organizzazione, la gestione, al pubblico che ci ha onorato e la presenza in maniera molto molto massiccia alla partenza. È da molti anni che non si vedeva un pubblico così, quindi la 12 ore deve ritornare nel suo vigore, nel suo splendore, nella sua originalità, nell'amministrazione che contraddistingue Campobello, diciamo, agli onori della cronaca, della sportiva e tutto e così via. Una manifestazione che ha riportato luce anche a Campobello di Mazara. Vediamo per esempio oggi stiamo assistendo a una premiazione in un luogo fantastico, al Baio Florio, qui alle Cave di Cusa, quindi portare avanti manifestazioni di questo genere serve anche per rivalutare il territorio. Mi sembra anche giusto, perché avendo queste belle strutture nel nostro territorio è giusto che siano sfruttate, e quindi abbiamo colto l'occasione per essere qui presenti, anche se oggi il sole e la giornata è permettente, e quindi abbiamo la possibilità di onorare questo meraviglioso pubblico e tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione. Perfetto, una manifestazione riuscitissima, come la definirebbe lei? Ma super riuscitissima, perché la prima volta è stata ribaltata per un errore sportivo nostro. La seconda volta gli abbiamo messo tutto, proprio tipo Alfieri, fortissimamente l'abbiamo voluta, e tramite l'aiuto di un club del nord, vedi, puro caso, siamo riusciti con il loro appoggio e il nostro appoggio di portare avanti una bellissima manifestazione che ha un inizio del 1962, quindi parliamo di 52 anni fa. Quindi si conclude in questo modo la 12 ore notturna qui a Campobello di Mazara. Noi aspettiamo la 12 ore notturna 2015, quindi l'anno prossimo ci sarà di nuovo sicuramente questo appuntamento.